Ciao ragazzi, buongiorno, sono Rudy, oggi vi faccio vedere in tutto il mio splendore. Però guardate la colazione oggi. Ta-da! Non devo più mangiare il plum cake schifoso e il succo d'ananas acido. E voi direte, ma che ci fai a Pisa? È il classico del musicista numero 2. L'altra settimana, qualche giorno fa, ho dimenticato l'asta a Villa Grumello, ero lì a Cernobbio. E ieri, prima di andare a fare la serata al Twig a Forte dei Marmi con mio padre, che è andata molto bene, vi ricordo anzi che tutti i giovedì saremo lì a fare le nostre serate di agosto, ovviamente, ci incontriamo sotto casa sua, ecco, con Francesco Recco, che è il manager che lavora con noi da tanti anni. E sapete com'è, d'estate ci sono tante date, so che nei prossimi appuntamenti futuri dovrò dormire qua all'ottimo hotel Galilei a Pisa, ma ieri proprio non mi ricordavo, quindi sono arrivato e ho detto... Ma noi non torniamo stanotte? No, dormiamo a Pisa. Quindi tra l'altro sono uno dei primi che si è alzato, credo, forse sono svegli ma in camera, perché noi musicisti, diciamo, insomma artisti, intrattenitori musicali, chiamateci come meglio credete, almeno noi personalmente facciamo nei 250-300 km, preferiamo tornare a casa. Comunque qua si sta molto bene, al di là che in questo periodo non so come mai in tutti gli alberghi, hotel, davvero stiamo bene a Galilei, ma si crea in camera una situazione tipo piccola Artide o Antartide, Polo Nord, pinguini, orsi polari, niente. E ci sono delle cose che capisci che nella vita non puoi cambiare, cioè ci sono delle cose che non puoi cambiare qualsiasi cosa tu faccia, e una di queste è la temperatura della tua camera dell'albergo. Niente da fare, non ce la farai mai. Comunque io mi godo la mia colazione, guardate qua, tac. E vi auguro tutti un buon venerdì. Ciao!